Buonasera, benvenuti in Curia Iulia. Vedo che questa sera abbiamo fatto il pienone, spero anche dal web online. E abbiamo qui il professor Domenico Palombi dell'Università Sapienza che ci presenterà i risultati, i primi risultati ovviamente, del progetto Velia, che è questo progetto avviato con il parco, in subconcessione del Parco Archeologico del Colosseo nel 2019, che è appunto un progetto finalizzato alla ricostruzione storico-topografica del distretto della Velia, che come sapete tutti vedo qui tanti universitari e tanti studenti, tanti dottorandi, dottorati, e una collina compresa tra l'Esquilino e il Palatino. Durante le prime tre campagne, molto brevemente, faccio una sintesi di quello che poi dirai in maniera più approfondita. Quindi dicevo, durante le prime tre campagne di scavo avviate nel 2019 è stato indagato in particolare il complesso degli Orrea piperataria, i magazzini delle spezie di monopolio statale destinate anche ad uso farmacologico, medico, la cui costruzione, risaputo, si data ad epoca domizianea. E i cui resti si conservano al di sotto del pavimento della Basilica di Massenzio. La struttura di questi orrea, che si estendevano in origine su più livelli, assecondando ovviamente le pendici della collina della Velia, sono stati rimessi in luce agli inizi del Novecento, grazie a degli scavi avviati da Giacomo Boni e poi appunto anche da Maria Barosso, questa studiosa che è architetto, disegnatrice, che è ancora poco nota, poco valorizzata, no? dalla storiografia. Abbiamo visto i suoi spettacolari disegni, anche rilievi, di eccezionali capacità. Quindi spero che anche in occasione di questo progetto possa essere valorizzata questa figura che ha operato qui in quegli anni, nella prima metà del Novecento. L'area scavata, quindi, come dicevamo, venne coperta negli anni 30, grazie a questa la creazione di un solaio che ristabiliva il piano di calpestio della Basilica di Massenzio, senza però che gli scavi fossero mai editi, non sono stati mai pubblicati. Durante le campagne di scavo proprio dirette dal professor Palombi è stato rinvenuto un significativo palinsesto storico archeologico che va dall'epoca Giulio Claudia a quella di Massenzio e Costantino, diciamo, no? E oltre, anche perché c'è tutta la parte poi più tarda. Una delle più rilevanti novità emerse dalle indagini 2019-2020, quindi le prime due campagne di scavo, è costituita dal rinvenimento di strutture, lo dico io, quello dice. di strutture riferibili all'epoca precedente all'incendio neroniano, quindi questa è una bella novità, no? Che consistono in una poderosa struttura in laterizio, quasi una chaîne France, no? Che in qualche modo era una scena che insomma in qualche modo ricopriva questa parte del pendio della Velia verso il foro. E poi vedremo anche in particolare, perché era un front scene, diciamo, articolato in nicchie semicircolari e quindi che si affacciava anche su una pavimentazione in opus picatum. Però non voglio anticipare tutto. Quindi, poi il professor Palombi ha anche avviato lo scavo anche all'esterno, questo nell'ultima campagna di scavo, e ha appunto rinvenuto anche diverse strutture. Comunque si è visto che c'è questo palinsesto che inizia in età Giulio Claudia, ha una fase anche neroniana fino ad arrivare alla fase domizianea. Proprio relativamente alla fase domizianea, quindi non dico nulla, non anticipo nulla di quello che poi è il clou. Lo scavo ha consentito di approfondire alcuni importanti aspetti costruttivi dell'edificio, che è caratterizzato da una serie di pilastri, un sistema di pilastri in opera laterizia, quindi stiamo parlando della fase domizianea, delimitanti ambienti quadrangolari che si aprono su un grande spazio, ma questo l'avevamo visto anche dai rilievi della Barosso, quindi abbiamo
vediamo un po', le ricerche hanno confermato proprio la veridicità del rilievo di Maria Barosso. Poi al IV secolo d.C. risalgono i resti dell'intervento massenziano, ovviamente quando tutto questo quadrante urbano viene completamente stravolto. L'ultima campagna di scavo ha interessato parte dell'area compresa tra il muro occidentale della Basilica di Massenzio e il cosiddetto Vicolo delle Carine, già parzialmente scavato da Lanciani negli anni, alla fine del 1879-1880. Quindi il progetto Velia dimostra una volta di più quanto sia importante riprendere con le metodologie attuali della ricerca archeologica scavi del XX secolo rimasti, come abbiamo detto, inediti oppure pubblicati solo nelle forme o sulla base di quelle che erano le domande che allora la ricerca archeologica poneva ai monumenti. Quindi l'indagine analitica dei palinsesti stratigrafico monumentali ancora in giacitura permette di rileggere quanto già fatto in maniera nuova, quanto già fatto dagli archeologi in passato. I ritrovamenti di questo progetto ci hanno permesso di avviare un importante progetto di valorizzazione, questo mi fa piacere dirlo, proprio dell'area, di tutta l'area, da parte di tutto lo staff del Parco Archeologico del Colosseo, con la creazione di un percorso di visita che prevederà, attraverso il supporto del multimediale, la narrazione secondo un criterio stratigrafico e di contesto delle diverse realtà storico-archeologiche di questo settore della Velia. Quindi il progetto si inserisce nel più ampio programma delle attività di valorizzazione del parco, con cui il parco appunto intende dotarsi anche di nuovi strumenti di comunicazione, di disseminazione, soprattutto nell'ottica di rendere finalmente possibile per i visitatori e i cittadini una comprensione dell'area archeologica centrale più organica, approfondita, comprensibile e inclusiva. Raccontare le secolari vicende di quest'angolo delle pendici della Velia ci consentirà di entrare, in questo caso anche grazie alle ricerche del professor Palombi e di tutta la sua equipe di ricerca, proprio di entrare nel vivo della storia politica, economica e quotidiana, attività quotidiane della città, da una prospettiva originale, quale quella della vita di uno dei più grandi magazzini, le più importanti magazzini della città, dell'antica città di Roma. Quindi di questo ti siamo grati a te, a tutta la tua equipe adesso lascio la parola quindi a te e auguro a tutti un buon ascolto. Grazie. Molte grazie. Grazie. Forse ho anticipato un po' di cose, no? Ho fatto benissimo, non so se si sente. No, ti ringrazio moltissimo perché questa anticipazione dal punto di vista pedagogico è molto utile perché introduce i nostri ascoltatori a una serie di tematiche molto complesse che cercherò ora di spiegare. Io devo ringraziare Alfonsina Russo perché ha sempre sostenuto questa iniziativa e devo dire, ricordo in maniera molto molto chiara quando abbiamo pianificato questo scavo, quando io ti proposi la Basilica di Massenzio, fosti tu a dire ma là sotto ci sarebbe da fare. Sì, quindi, e quindi diciamo così, da una richiesta che voleva essere, diciamo così, più neutra, poi è nato invece una focalizzazione su una problematica che darà dei risultati straordinari, perché io sto seguendo il progetto di valorizzazione e musealizzazione e ne conosco l'altissima qualità sia del contenuto che della forma, quindi sarà un segmento di parco archeologico tutto nuovo da regalare alla cultura mondiale. Nel più breve tempo possibile. Ah sì. I tempi della ricerca. Per me, devo dire, è stato un ritorno perché, come molti sanno, la mia prima ricerca, la mia prima monografia si chiamava Tra Palatino ed Esquilino, Velia, Carina e Fagutal, e fu quella l'occasione per mettere a fuoco una serie di problematiche sulle quali poi sono tornato, di non solo di topografia, di urbanistica, ma proprio di storia urbana, perché questi quartieri più periferici, diciamo, rispetto al Foro Romano e al Palatino, rimangono più in ombra dal punto di vista della comunità
comprensione storica e storiografica, ma fanno parte di un sistema, città che noi ancora dobbiamo decifrare in larga parte. Quindi grazie ancora e vado avanti con la presentazione, non so se si fa così, eccolo qua. Questi, giusto per farvi vedere le concessioni di scavo alle quali accennava il direttore Russo, che riguardano due settori della Basilica di Massenzio e del Tempio di Venere Roma, faremo poi un riferimento ad alcune indagini, e che costituiscono quello che rimane della più sfortunata collina della storia di Roma, la quale è stata aggredita progressivamente da Nerone, da Domiziano, da Massenzio, infine da Mussolini, e abbiamo scoperto, proprio come anticipava il direttore, che era stata aggredita già prima di Nerone con un taglio significativo. Le campagne di scavo alle quali si faceva riferimento sono iniziate nel 19, quest'anno completiamo lo scavo, facciamo l'ultima campagna di scavo all'esterno, nella parte esterna. Io non so se esiste un puntatore qui, con questo, non vorrei fare danni. Non lo so. No, lasciamo perdere. Ah no, è questo. No, questo forse spegne. No. E, comunque lo vedete alle spalle dell'abside della Basilica di Massenzio, la parte esterna verso il vicolo delle Carine. Finiremo di scavare lì quest'anno per avere una visione complessiva dell'area. In tutta questa operazione il focus è un'area più marginale rispetto ai percorsi più noti dell'area del Foro Romano, del Palavale del Colosseo e del Palatino, quell'area cerchiata in rosso, che come vedete in gran parte è occupata dalla Basilica di Massenzio e dal vicinissimo tempio, cosiddetto Tempio di Romolo, e dal Templum Pacis, al quale faremo anche riferimento. In questi anni tutta l'equipe, veramente straordinaria equipe del Parco Archeologico, ci ha aiutato in ogni modo, si sono avvicendate tanti amici, tanti colleghi, ognuno dando il proprio contributo, e per la sapienza ho voluto ricordare tutti allievi, ma non sono più allievi, sono colleghi oramai giovani, e Alessandra Ten invece che è professore di rilievo ed analisi tecnica alla Sapienza, che si è assunta l'onere di coordinare la difficilissima documentazione grafica di questo complesso, che adesso vedrete è particolarmente complicato dal punto di vista logistico, perché abbiamo scavato all'interno, al chiuso, in condizioni di massima sicurezza. Come vedete c'è una quantità di impalcature che potete immaginare, e all'esterno stiamo scavando con più di 20 metri di murature che incombono sulle nostre teste, quindi qui la sicurezza è la prima cosa, e quindi devo ringraziare l'ingegnere Podestà e l'architetto Papillo, che ci seguono fin dall'inizio e che, diciamo così, ci assicurano il massimo della operatività in questi contesti così complicati. Le indagini sono state non solo stratigrafiche, ma sono state anche di analisi delle strutture in alzato fino a queste quote altissime che vi sto facendo vedere, e anche con prospezioni fatte in più punti dell'area di concessione, dal Tempio di Venere in Roma fino ai piedi della Basilica di Massenzio. E ringrazio Giores che ci ha supportato in questa ultima fase. Devo dire che la difficoltà maggiore qui è su due prospettive: una è quella operativa, che avete capito che le condizioni ambientali sono particolarmente complesse. L'altra è la prospettiva metodologica, perché qui il problema è mettere insieme la lettura di due stratigrafie, quella archeologica dello scavo e quella dei monumenti in alzato. Sembra una banalità, non lo è affatto, perché correlare la lettura delle diverse stratigrafie con le diverse interferenze storiche che ci sono stati è difficilissimo, e all'interno anche dell'area del Parco Archeologico conosciamo esempi eclatanti di letture parallele fatte con i tuoi metodi sullo stesso monumento, che hanno dato risultati differenti. Ecco, questo andrebbe evitato, bisogna coordinare, diciamo così, le due metodologie. L'area di indagine corrisponde a questo angolino della ormai perduta collina della Velia, dopo lo sbancamento voluto da Mussolini per via dell'impero, poi via dei fori imperiali, ce la siamo persa tutta praticamente, voi la leggete soltanto in quello spicchio di Villa Rivaldi. Questo angolo della
della veglia che prospetta verso il foro e che già Ferdinando Castagnoli aveva riconosciuto con un toponimo specifico, infraveliam, sub velia, upogu Elias, che le fonti letterarie identificano per questo angolo proprio all'incrocio tra la Sacra Via, che sale dal foro romano verso l'area dell'Arco di Tito, e quella che chiamiamo normalmente la strada che porta alle Carine. Strada che porta alle Carine andrebbe precisato, perché nella toponomastica antica è Dionigi d'Alicarnasso che ci dà questa opportunità, si distinguevano due strade che andavano alle Carine, una lunga che era quella che era la via sacra e arrivava all'Arco di Tito e poi girava verso il Colle Oppio, e una scorciatoia, la chiama proprio così, la chiama proprio la scorciatoia che porta alle Carine, che era quella appunto che lasciava più vicino al foro, lasciava la via sacra e proseguiva verso San Pietro in Vincoli, è l'attuale via dei Frangipane, quella che porta a San Pietro in Vincoli e che è stata tagliata da Via dei Fori Imperiali, come vedete pure nella diapositiva. Quindi siamo proprio in questo angolo di topografia antica a ridosso del foro, sub velia, all'angolo fra la Via Sacra e questa Epicarias Epitomos Ferus Anodos, come la chiama Dionigi d'Alicarnasso. Come vedete il contesto archeologico è quello a tutti noto, cioè quello che è oramai storicizzato, ma quello che vedete, quello che siamo abituati a vedere, è un allestimento archeologico. Questo no, quello che vediamo adesso non ha nulla a che fare con la situazione antica, è come al solito una costruzione dell'archeologia ottocentesca e novecentesca che ha allestito questo spazio secondo le esigenze metodologiche delle diverse epoche, secondo le prospettive culturali e ideologiche dei diversi momenti. Tutto comincia all'inizio, la situazione non era affatto così, la ricerca d'archivio, che per noi è fondamentale, sta dando risultati straordinari, ci consente di leggere anche queste fasi che l'archeologia contemporanea ha annullato. Vedete la planimetria, riconoscete la sagoma della Basilica di Massenzio, tutta occupata ancora dagli orti, e sul lato verso il foro, sul lato di qua, mi dispiace non avere un puntatore, devo dire, se non c'è, sul lato verso il foro vedete la navata della Basilica di Massenzio tutta occupata da una serie di edifici che hanno occluso praticamente il clivo delle Carine, il vico delle Carine verso questo edificio rotondo che è appunto il cosiddetto Tempio di Roma. Abbiamo una grande documentazione iconografica che ci fa vedere la situazione, vedete tutti i fienili addossati al lato di fondo della Basilica di Massenzio, guardate queste case che sporgono verso la olmata di Campo Vaccino, ecco, quelle case nascondono il portichetto medievale. Il portichetto medievale è la scarnificazione di un palinsesto edilizio che vediamo documentato in questi casi. Tutto comincia durante quella querella straordinaria che oppose Carlo Fea e Antonio Nibbi nei primi vent'anni dell'Ottocento circa la identificazione della Basilica di Massenzio, perché come sapete soltanto nel 1819 Antonio Nibbi la spuntò e identificò la Basilica di Massenzio. Proprio in questa opera per la prima volta si fa riferimento ad alcune camerette che stanno sotto la Basilica di Massenzio, è la prima volta. Il vero salto di qualità, proprio salto in questi casi, lo fa Rodolfo Lanciani quando scava, e è lui il primo grande allestitore dell'area archeologica centrale, con una prospettiva che noi diremmo divisione topografica contestuale. Lui non è interessato ai grandi scavi in profondità, vuole restituire una lettura sincronica il più possibile riconoscibile di tutta l'area del foro, e quindi che fa? Demolisce tutto. Andrea Graziano ha rinvenuto questo documento straordinario, una comunicazione della prefettura di Roma al ministro della pubblica istruzione, in cui ci si lamenta perché le mine stanno facendo saltare a forza tutte le strutture addossate alla Basilica di Massenzio. La cura che Lanciani aveva in mente era appunto quella di liberare completamente l'edificio antico da tutte queste strutture che noi vediamo documentate nelle planimetrie dell'epoca e anche nelle foto, ancora vedete la casa che ingloba il portichetto medievale, e ecco dopo la cura Lanciani si arriva all'allestimento che tutti noi conosciamo del vicolo delle Carine e del portichetto. Se tiene premuto il tasto superiore diventa un puntatore, deve tenerlo premuto. Ecco qua. Ah, che meraviglia. Fantastico, grazie. grazie. E quindi eccolo qui l'allestimento del clivo delle Carine, ecco come lo conosciamo
come lo conosciamo adesso, come lo conosciamo adesso noi. È Lanciani che ci libera, diciamo così, dalle superfetazioni medievali, rinascimentali e moderne e crea questo paesaggio. Bisogna dire che abbiamo avuto fortuna perché Giacomo Boni, instancabile scavatore del foro romano, onnivoro delle tutte le sue stratigrafie, a quest'area non era interessato, per fortuna, perché utilizzava la Basilica di Massenzio come piattaforma per il suo pallone frenato e quindi non ha intenzione di scavare. Tant'è che l'iniziativa dello scavo arriva soltanto nel 1915, quando incarica Maria Barosso, che abbiamo già citato, questa preparatissima, acutissima osservatrice, non solo dell'antico, è anche una storica dell'arte, capisce un sacco di cose, sa documentare, sa disegnare e sa dipingere, anche una sensibilità artistica straordinaria che l'aiuta nella comprensione e nella comunicazione dell'antico, quando appunto Maria Barosso viene incaricata di dare una sistemata a quest'area e crea questa specie di pozzo nel quale identifica, scrive queste poche paginette che abbiamo ritrovato della sua operazione di scavo e ci consegna una documentazione straordinaria che è questa bellissima pianta. All'epoca non c'era il GPS, all'epoca si faceva tutto a mano, questa splendida pianta della Basilica di Massenzio con le strutture sottostanti e anche la sezione che vedete sotto, alle quali poi faremo riferimento. Maria Barosso ha la fortuna di scorticare l'intero piano della Basilica, per cui ha visto molto più di quello che noi oggi siamo in grado di vedere. Questa sistemazione di Maria Barosso con questo pozzo archeologico all'interno della Basilica di Massenzio è quello che è documentato nelle planimetrie archeologiche, nelle vedute dell'epoca e in queste belle foto che abbiamo ritrovato. La Basilica da subito diventa uno spazio di sociabilità, si fanno feste, si fanno cose. E questo spazio, questo pozzo archeologico verrà annientato dalle esigenze del regime, che ha bisogno di scavare l'Augusteo, qui si incrociano le storie di grandi monumenti urbani, di scavare l'Augusteo e quindi di togliere la sala dei concerti che insisteva sul mausoleo di Augusto e spostare i concerti alla Basilica di Massenzio. È così che nasce il progetto di copertura dell'area. Il Ministero della Pubblica dell'Educazione Nazionale non avrebbe nessuna intenzione di farlo, ma è il Governatorato di Roma che impone questa scelta, la necessità del governo di coprire il cavo per la esecuzione dei concerti estivi. Abbiamo trovato il progetto della copertura di quest'area, un progetto che non verrà realizzato per motivi verosimilmente archeologici, tale era la ricchezza del sedime, tant'è che questo disegno non corrisponde quasi per nulla alla sistemazione che in realtà poi fu realizzata, che è questa qui, questa copertura straordinaria, devo dire, cioè un pezzo di ingegneria moderna straordinaria, questa copertura in cemento armato con questi piloni che coprono l'intera area. Quest'area ovviamente venne immediatamente inclusa nello scenario della storia urbana della città per iniziative del regime, la festa dell'uva e anche per la visita di Adolf Hitler. Era il 4 maggio come oggi, di 95 anni fa. E questa è la storia archeologica, cioè da questo momento in poi l'area rimane del tutto marginale e viene utilizzata come area di accumulo di materiali, le famose cataste che occupano gran parte delle aree non visitabili e proprio smontando una di queste cataste abbiamo trovato pochi giorni fa questi vetri bellissimi datati che ci consentono appunto di identificare gli anni, siamo all'inizio degli anni 50, un'area tanto marginale che una di queste cataste viene usata come cenotafio per la sepoltura di questo cane, evidentemente un cane molto amato, che ha avuto una sepoltura in un angolo proprio alle spalle della Basilica di Massenzio, che noi abbiamo scavato stratigraficamente perché abbiamo trovato pure lui. E questa storia si riapre, la storia archeologica, soltanto alla fine degli anni Ottanta, quando Alessandra Capodiferro, Marina Pirano Monte, intervengono nel complesso per questioni di sicurezza della copertura in questo spazio che
non so perché, ecco qua, in questo spazio qui che state vedendo, rifanno la copertura, ma la cosa straordinaria è che ampliando l'area dello scavo loro trovano questa cosa qui, cioè le tracce di un basolato, di una strada che correva alle spalle del complesso stesso. La stessa Capodiferro, la stessa Pirano Monte sono poi le artefici di un importantissimo scavo alla fine del Crivo delle Carine, sotto il portichetto medievale, che rivelò per la prima volta la successione stratigrafica delle fasi augustee e pre-augustee repubblicane, una cosa molto molto complessa che ci ha aiutato anche a capire alcune cose trovate da noi. Da quel momento poi l'area è diventata un magazzino, è quello che vedete così, noi quando siamo entrati era così, è stato soltanto diciamo così la determinazione del parco archeologico a consentire una bonifica di questa area e la sua valorizzazione. È qui che abbiamo cominciato a scavare. Abbiamo scavato l'area che si è conservata sotto la Basilica di Massenzio nel pozzo di Maria Barosso, diciamo così, in questo spazio creato da Maria Barosso. Tutto il resto noi lo conosciamo soltanto dalla sua documentazione, quindi abbiamo scavato in questo spazio rosso che vi sto dando. La prima cosa ovviamente è stata la nuova documentazione con le nuove metodologie ovviamente che abbiamo a disposizione dell'interno e dell'esterno, planimetrie, sezioni, alzati, tutto quello, prospetti, tutto quello che si può fare adesso per arricchire al massimo questa documentazione per consentire una lettura molto complicata. Allora io vinco adesso la mia ritrosia alle ricostruzioni e alle semplificazioni e vi propongo questa pianta di sintesi per farvi capire l'articolazione di questo complesso che, come vedete, gioca intorno a un cortile centrale con una vasca, c'è un portico che gira tutto intorno, adesso lo rivediamo meglio, e poi come vedete il complesso sta rivolto verso la via Sacra a sud e verso la strada che vi ho fatto vedere prima, che abbiamo ribattezzato Strada Nord, che insieme al Clivo delle Carine, come vedete sta a ovest, questo qua, circoscrive su tre lati il complesso. Come è fatto? È fatto semplicemente, come vedete, adesso questa pianta vi servirà come pilotina per capire dove stiamo. C'è un cortile pavimentato in opera spicata, al centro del cortile, ecco, lo vedete, la pavimentazione in opera spicata, al centro c'è una bella vasca, molto sobria, non è una vasca decorativa, è una vasca funzionale, in travertino, molto sobria, ma molto grande, molto bella, molto bella anche questa pavimentata e poi con coccio pesto. Tutto intorno a questo cortile scoperto c'è un portico retto da pilastri, pavimentato in opera, come vedete anche questo è in spicato. Siamo ragionevolmente sicuri che fosse coperto a crociera, perché alcuni elementi delle volte cadute ce lo fanno vedere così. E la cosa interessante è che su questo cortile non si aprivano le taberne, perché come vedete nella pianta le taberne si aprono verso l'esterno del cortile, cioè verso la strada nord e verso il portico che apriva verso la via Sacra. Fin da subito le aperture previste vennero tamponate. In una fase molto molto successiva all'interno del cortile vengono costruite queste vasche che non sono per l'acqua, io le chiamo fioriere perché probabilmente sono per delle essenze, forse rampicanti, uva, non so cosa, ma sicuramente non per l'acqua. E poi viene costruito anche una piccolissima latrina alle spalle, lo vedete sempre dalla pilotina, dalla pianta, alle spalle di uno dei piastri, e questa piccola latrina è servita da una bella fogna, le fogne sono belle perché in genere ci danno un sacco di informazioni, che va a buttare accanto alla vasca. Come vedete, l'unico ambiente che si apre verso il portico non è un ambiente, ma è un passaggio. È un passaggio verso la strada nord, come ce n'era uno anche verso la via Sacra, verso la Cresea. Cioè esisteva praticamente una percorrenza tra via Sacra e strada nord che consentiva di attraversare senza interferire con le taberne che aprivano lungo le strade stesse, che attraversava il complesso. L'altra percorrenza è quella che viene dal Clivo delle Carine, dove c'è un forte salto di quota, 2 metri e più
dall'area di questi ambienti in basso verso il vicolo delle Carine e l'area invece che abbiamo descritto finora, che doveva essere guadagnato, riguadagnato con questa scala che vedete. Questa scala noi non la vedremo mai perché Massenzio l'ha inglobata nelle sue costruzioni. Nella parte bassa che vi ho fatto vedere prima, questa qui nella pilotina, abbiamo trovato le tracce dell'originario portico, lo vedete in verde, l'ho segnato in verde, con l'originale piano di calpestio del portico neroniano e Flavio, poi capirete meglio queste determinazioni cronologiche che vi sto dando. Gli ambienti che si aprivano verso il clivo delle Carine, ridotti malissimo per le alberature che dall'Ottocento in poi sono state piantate in quest'area, che hanno massacrato completamente la stratigrafia, e da lì appunto l'ingresso. Non lo vediamo da giù l'ingresso, da fuori, appunto c'è cioè il muro di Massenzio, ma lo vediamo benissimo da dentro. Guardate, c'è questo splendido monumentale arcone d'ingresso che sta qui, poi tranciato da Massenzio, che è l'arco d'ingresso al cortile. Si entra e si sta ad un livello un pochino più basso del cortile, cioè si sta due o tre gradini più in basso. I gradini li hanno rubati ovviamente nel Medioevo o nell'età rinascimentale, poi capirete perché, però li abbiamo ricostruiti anche grazie a questa traccia nell'intonaco che segna proprio, che accompagna la salita. Quindi da questa parte d'ingresso si poteva salire all'interno del cortile con questi gradini. Bastava girare le spalle e c'era una rampa di scale, ecco, è questa qui al centro, la rampa di scale che abbiamo scoperto, non si vedeva, Maria Barosso non l'aveva potuta vedere, che portava ai piani superiori di questo articolatissimo complesso, che come abbiamo visto non ha ambienti aperti all'interno al piano terra. È importante dal punto di vista della funzionalità di questa cosa qua. Una volta arrivati nel cortile, dall'altro lato si poteva salire ad un cortile superiore. Eccolo qua, da questo lato qua, ad un cortile superiore si poteva salire da questa parte qua. Questa è la parte peggio conservata, diciamo così, ma grazie appunto a uno scavo molto molto accurato siamo riusciti a ritrovare quel pochissimo che rimane dei gradini, guardate, dei gradini di salita dal livello della vasca a livello superiore. A questo punto noi abbiamo finito, cioè non ci abbiamo più altro qui dentro, ci dobbiamo affidare alla documentazione di Maria Barosso, la quale, guardate che cosa spettacolare, lei scorticando il pavimento di Massenzio trova un'altra vasca identica alla nostra, che è questa documentata in questa fotografia che vedete qui accanto, questa fotografia qua. Noi l'abbiamo usata come punto di riferimento e ci abbiamo ricostruito praticamente, ribaltando il cortile che abbiamo a disposizione, ribaltando un secondo cortile. È così che viene fuori l'isolato degli Orra Piperataria. Ecco, con due cortili, non con tre come spesso viene ricostruito, e con degli ambienti centrali di passaggio. Questa è la sua contestualizzazione, topografica, la Sacra Via, la Strada Nord, il Clivo delle Carine e questo grande complesso al centro, cioè tutto un gioco metrologico molto molto accurato. La Sacra Via sono 100 piedi, il nostro isolato sono 150, l'isolato che sta a sud invece sono 200, c'è una chiarissima pianificazione urbanistica fondata proprio sui multipli del piede 100 e sottomultipli di 100. Questa insieme si dispone lungo il percorso della Via Sacra, che è in discesa ovviamente, e quindi si articola in quattro livelli, così come ve li ho segnati, cioè ad ogni linea rossa che vedete si saliva perlomeno di un paio di metri, 2,10 metri, 7 piedi più o meno, si saliva di volta in volta, assecondando la salita della strada. Questa conformazione ovviamente pone un gravissimo problema dal punto di vista della ricostruzione della facciata, cioè come si articolava la facciata di questo complesso con i portici che sicuramente lo circondavano. E qui ci sono una serie di
ricostruzioni che cominciano con quella di Esther van Deman agli inizi del Novecento e arrivano a quelle di Maura Medri, di Andrea Carandini, di Brienza, che propongono, come vedete, soluzioni simili, ma che devono assolutamente essere verificate, perché questo gioco del portico in discesa noi non ce l'abbiamo, cioè noi abbiamo una documentazione diversa, cioè non c'è un portico in discesa, ma c'è un portico a gradoni, ovviamente, cioè il pendio viene guadagnato a gradoni per arcate, ecco, non c'è questa soluzione a scivolo, diciamo così, che fu immaginata già dalla van Deman e che poi è stata seguita molto spesso nelle ricostruzioni successive. Che cos'è questo complesso? Ecco, questo è un caso fortunatissimo a Roma, perché abbiamo il nome e cognome, nel senso che questa fonte straordinaria è il cronografo del 354, enumera le opere realizzate da Domiziano, e in questo elenco cita Iorra Piperataria ubi modo est Basilica Costantiniana, cioè dove adesso c'è la Basilica Costantiniana. Questo signore che scrive nel 354 è uno che non è che l'ha vista inaugurare più o meno la Basilica di Massenzio, perché sono 50 anni dopo più o meno, insomma è quasi un testimone oculare, e quindi lui ci dà nome e cognome dell'edificio che Massenzio ha annientato per costruire. Sono Iorra Piperataria, questi magazzini delle spezie. Quindi siamo in grado, diciamo così, di dare nome, cognome e cronologia a questo monumento. Questo è quello che dicono le fonti scritte. La questione è, come al solito, allineare le diverse tipi di fonti per vedere se capiamo bene quello che il mondo antico ci ha lasciato. E quindi abbiamo visto, cercato di vedere se la stratigrafia ci dava conferma di questa fase domizianea, che è questa che state vedendo, della prima fase che, dando retta al cronografo, sarebbe di Domiziano. Ha ragione il cronografo, perché la stratigrafia è domizianea, l'impianto è sicuramente domizianeo, vedete la fondazione continua domizianea con la stratigrafia sopra, il pavimento sopra, e vedete sopra questa fondazione sbadacchiata che vedete sotto, c'è questo blocco di travertino che è il blocco di appoggio della parte centrale del pilastro. Come vedete poi ai lati, in un momento successivo, hanno aggiunto altre due fondazioni per ampliare i pilastri. Capirete fra un attimo perché avviene questa operazione. Quindi abbiamo la conferma, diciamo così, di questa prima fase domiziana dal punto di vista stratigrafico. Ma come si vedeva in stratigrafia, si vede anche benissimo in alzato, la struttura ha avuto due fasi. Cioè alla fase iniziale se n'è aggiunta un'altra con l'aggiunta dei pilastri, il raddoppiamento dei pilastri, come vi stavo facendo vedere prima, e guardate come hanno raddoppiato l'ingresso, c'è la prima ghiera e poi c'è la seconda ghiera che raddoppia l'ingresso. Un intervento strutturale molto forte, importante, deve essere stato dettato da esigenze statico, strutturali, funzionali molto significative. Hanno alzato un piano, la struttura non ha retto, c'è stato un intervento molto molto serio. Di chi è questo intervento? Allora, noi quando sono entrato ho detto vabbè, qui le fonti letterarie ci guidano, sappiamo che c'è stato un grande incendio con Commodo nel 192, va a finire che questo è l'inferno. No, perché abbiamo trovato quattro bolli, non uno, quattro bolli al posto, in quattro posti diversi, sono gli asterischi che vedete, sia all'interno che all'esterno, nelle parti basamentali e nelle parti alte, che sono di Adriano. Sono di Adriano, c'è stato un grosso intervento adrianeo su questa struttura che ne ha consolidato in maniera sostanziale la statica. Ecco, in azzurro le parti sicuramente adrianee aggiunte a quelle verdi della prima fase domizianea, che vi sto facendo vedere, vedete come si sta completando il quadro. Tutte quelle altre cose che vi ho fatto vedere prima, le fioriere come le chiamo io, queste vasche, la piccola latrina, la fogna, di quando sono? Ecco, qui la fogna è bellissima perché è stata generosissima di bolli laterizi e sono tutti di Settimio Severo e Caracalla.
gialla. Allora, se c'è stato un intervento dopo l'incendio del 192, c'è stato un intervento severiano, questa è l'unica traccia che abbiamo della mano di Settino Severo e del figlio su questo intervento. Piccoli interventi, forse ai piani superiori invece sono stati interventi molto più grandi, noi non li vediamo, non è che tutto quello che vediamo è tutto quello che è esistito, cioè abbiamo sempre una parte infinitesimale del puzzle, quindi dobbiamo ragionare sempre in questa maniera qua. Quindi abbiamo creato tre scenari, no? Il primo scenario che è quello Flavio de Iorre Piperataria, dove diciamo così il grande punto di partenza è la costruzione del Templum Pacis negli anni 71-75 e la ridefinizione appunto di tutte queste strutture di cui ci parlava il cronografo del 354, cioè Iorre Piperataria e Iorre Vespasiani, che è il nome che diamo convenzionalmente all'altro grande complesso orreario che sta a sud della Via Sacra. E poi vedete c'è perfettamente inserito in questa maglia topografica che non è di Domiziano, adesso lo vedrete. Poi c'è questa fase adrianea che abbiamo detto, che non è peregrina, non ce l'abbiamo soltanto noi dentro Iorre, ma come vedete con queste campiture gialle è documentata dappertutto e è caposaldata ovviamente a questo pazzesco monumento che è il Tempio di Venere in Roma, insomma c'è una riqualificazione urbanistico-topografica dell'area che appunto fa capo a questa cosa qua. E poi il terzo episodio, quello severiano, è quello appunto che genera appunto da questo incendio famosissimo del 192 che fu, come dire, fra quegli omina negativi che accompagnarono la fine del regno dell'odiatissimo Commodo, no? Successe di tutto, le aquile volavano intorno al Campidoglio e l'ultima cosa è un incendio divampato in un'abitazione, abbattutosi sul Tempio della Pace, si propagò fino ai magazzini degli egiziani e degli arabi, levandosi fino al palazzo ne distrusse molte parti, così che perirono quasi tutti i documenti degli archivi statali. Solo quando ebbe distrutto tutto ciò su cui aveva fatto presa, esaurì la sua forza e si estinse. Devo dire che la descrizione è estremamente potente. I riferimenti all'incendio si trovano in Erodiano, che disse che piansero tantissimi ricchi a Roma, perché nel Tempio della Pace si conservavano, c'erano delle cassette di sicurezza, chiamiamole così, dove si tenevano al sicuro i beni privati e che ovviamente vennero perduti. E poi ci sono tante indicazioni di Galeno. Galeno, ci torniamo fra un attimo, è il testimone primo di tutta quest'area. Devo dire che a fronte appunto di queste descrizioni così dettagliate, noi l'incendio non l'abbiamo visto, cioè non ci stanno tracce di bruciato, non c'è traccia di nulla, quindi o come sapevano fare i romani, hanno ripulito perfettamente il contesto per renderlo di nuovo, oppure c'è una narrazione più, diciamo così, più drammatica di quello che i fatti poi dimostra. Questa fase severiana per noi è importantissima, perché noi abbiamo a questo punto abbiamo un altro documento straordinario di questo periodo, che è la forma Urbis, che era affissa a questo muro qua. A questo muro qua del Templum Pacis, che è il nostro testimone primo. E guardate, questi sono i frammenti del Templum Pacis con la Edes di Pax qui sul fondo, la forma Urbis, qui la forma Urbis e la biblioteca, gli auditori, tutto questo sistema di ambienti che sono accanto al Tempio. E guardate alle spalle, si vede benissimo il clivo delle Carine, circondato dalle taberne a destra e a sinistra, ma si vede anche la nostra strada nord. Si vede anche la nostra strada nord, cioè abbiamo la prova iconografica, cartografica, contestuale di questa fase storica che stiamo descrivendo. Devo dire che in questo ragionamento ci deve entrare anche, lo dico con grandissimo affetto, una un'intuizione geniale di Rodriguez Almeida, che finissimo conoscitore della forma Urbis, selezionò una serie di frammenti che secondo lui per
per tipo di marmo, per venature, per spessori, per aspetti tecnici di vario genere, appartengono alla lastra, a questa lastra 15, dove sta? A questa lastra 15 della forma. E siccome lui vedeva questa serie di pilastri, come vedete, che poi rivedremo fra un attimo, lui pensò che questi potessero essere la rappresentazione dei nostri orrea. Devo dire che la raffigurazione non corrisponde alla nostra pianta, però questa sua attribuzione alla lastra 15 ci deve assolutamente fare pensare, perché Rodriguez non sbagliava, raramente, diciamo così. Quindi dobbiamo ripartire da qui per capire in quale spazio, alle spalle dell'area di cui ci stiamo occupando, si possano collocare anche questi frammenti. Cosa sono gli orrea bipradaria? Lo accennava prima il direttore russo. Sono i magazzini delle spezie egiziane e arabe, sono i magazzini degli egiziani e degli arabi, sono i magazzini presso la Via Sacra, di cui ci parlano tantissime fonti, e sono i magazzini imperiali per l'immagazzinamento, il controllo, la vendita a prezzo controllato delle essenze e delle spezie che arrivano a Roma con un sistema complessissimo di controllo dei procuratori imperiali, e che entrano come parte del fiscus, cioè in gran parte sono anabolica, cioè sono tasse pagate dalle province orientali in natura. Non soltanto le spezie, ma pensate al papiro, per esempio, no? L'Egitto paga una gran parte delle sue tasse in natura con il papiro. Quindi a Roma esistono dei magazzini imperiali ad hoc, e non è un caso che nella quarta regione augustea, sempre la stessa dei nostri orrea, i cataloghi regionari citino anche gli orrea cartaria, cioè i magazzini della carta, i magazzini del papiro. Cioè questa regione così a ridosso dei palazzo imperiali è uno spazio che accoglie una serie di infrastrutture collegate all'amministrazione imperiale, e i nostri magazzini fanno parte di questi. Sono magazzini molto insieme, diciamo così, alle strutture che gli stanno intorno, sono magazzini di massima sicurezza. Questo passo di Galeno, su cui poi ci torniamo un secondo, è importantissimo, perché lui ci racconta che affittava una taberna di massima sicurezza per tenerci le cose più preziose che aveva, cioè gli strumenti del suo lavoro di medico chirurgo, i suoi libri e la sua straordinaria collezione di medicamenti. Erano strutture che non avevano parti di legno, a eccezione delle porte, non erano adiacenti a nessuna casa privata, e inoltre erano sorvegliati da un presidio militare, perché in quel luogo erano depositati gli archivi di 4 procuratori dell'imperatore. Capite che siamo in un contesto, quello della Via Sacra, occupato da funzioni collegate all'amministrazione imperiale. Dobbiamo guardare a queste strutture che genericamente chiamiamo insule e orrea, in questa prospettiva di storia politica, di storia amministrativa della capitale dell'impero. Questa è un'elaborazione moderna di un documento pazzesco, che è il periplo del mare Eritreo, che è una descrizione, guarda caso, di età Flavia, pure questa, ci piace molto questa coincidenza, delle rotte terrestri e marittime che dall'India attraversavano questo segmento dell'oceano indiano, puntando verso l'Arabia, poi verso l'Etiopia, poi risalivano o per il Nilo o per mare, arrivavano ad Alessandria, e poi da lì arrivavano a Roma. È parte di un sistema complessissimo che proprio in età Flavia, da Vespasiano in poi, viene messo a sistema per la prima volta, e che negli orrea bipradaria ha il suo punto d'arrivo, diciamo così, nella gestione imperiale. Come erano poi organizzati, come fossero organizzati, ma questo proprio non ne sappiamo assolutamente nulla. Ci viene in aiuto, per modo di dire, questa iscrizione, devo dire, non chiarissima, un'iscrizione funeraria. Vedete, c'è questo signore che si chiama Publio Veracio Firmo, che ha 2 fratelli, li chiama fratelli, ma non è detto che fossero fratelli di sangue, potrebbe essere anche un modo di dire, che si chiamano Veracio Proculo e Veracio Marcello, potrebbero essere tutti liberti di uno stesso Publio Veracio, i quali
lui è erede, di questo, di questi due, e li nomina come appunto facenti parte di questa coorte piperariorum o piperatariorum. Questa è una integrazione da Pip, vedete, c'è scritto soltanto Pip qui, è un'integrazione indispensabile, è stata fatta dalla collega Zappata, perché in latino non si riesce a costruirci nient'altro con questa cosa qua. Quindi fanno parte di una coorte che lavora negli Orrea Piperatari in una centuria a nome forse dello stesso Firmus, il Publio Veracio di cui sopra. Perché è così importante questa iscrizione? Perché conferma una cosa che sempre Rodriguez Almeida aveva ben studiato, cioè che i grandi Orrea hanno un'organizzazione servile e libertina di carattere paramilitare, cioè i lavoratori sono organizzati in centurie e coorti, è come se fossero dei militari, e poi vivono, quelli che lavorano e vivono, nella coorte, nel senso anche di cortile. Di cortile degli Orrea. Questo Rodriguez Almeida l'ha studiato bene per gli Orrea Galbana, e anche noi che abbiamo due cortili possiamo immaginare due coorti, no? Cioè che questo personale fosse organizzato in coorti a seconda della funzionalità dei diversi cortili. Gli Orrea, questa è una slide un po' complicata, ma per farvi capire il contesto, cioè non stanno qui per caso, non solo per i ragionamenti che abbiamo fatto prima, perché fanno parte di questo sistema satellitare della funzionalità dell'amministrazione imperiale intorno al palazzo, ma perché questo è il quartiere medico di Roma da sempre, cioè da quando all'inizio della Seconda Guerra Punica fu chiamato a Roma nel Compitum Macilium, fu chiamato a Roma il primo medico pubblico di Roma, Arcagato, figlio di Lisania, che veniva dal Peloponneso, un chirurgo al quale fu data la cittadinanza addirittura, e una taberna medicina, un vero e proprio laboratorio a spese pubbliche, e gli fu data nel vico nel Compitum Macilium, questo quartiere di cui abbiamo ritrovato durante lo scavo di Via dell'Impero, si è ritrovato l'insieme dei frammenti del Compitum, intitolato a questa famiglia degli Acili Glabriones, che fino a età imperiale hanno continuato a vantare sulle monete, battendo Salus, Valetudo e Sculapio, hanno continuato a vantare questo legame con il primo sito medico di Roma. Dopodiché qui a 200 metri c'era casa di Pompeo, Pompeo Magno, il quale, come sapete, era un appassionatissimo di medicina, di farmacologia, e si era portato a Roma, fra le poche cose che si era preso del bottino di Mitridate VI Eupatore, si era preso la sua biblioteca medica e l'aveva portata a Roma. È stato il primo innesto della letteratura medica nella letteratura latina. Il suo liberto, l'Eneo, è il primo scrittore di farmacologia in lingua latina della storia. Proprio perché viene da questa tradizione qua. E anche Asclepiade di Prusa, che è questo grande medico inizi del primo secolo avanti Cristo, questo era il medico personale dei Licini Crassi, che abitavano lungo la Via Sacra, c'erano le case lungo la Via Sacra, probabilmente abitava a casa loro, cioè questo ha cambiato lo stile di vita dei romani, dall'alimentazione all'abbigliamento alle pratiche balneari, all'uso del vino, l'uso terapeutico del vino, stanno tutti qua. E poi ovviamente i nostri Orrea Piperatari, e poi sappiamo da Galeno che lungo la Via Sacra c'erano i negozi di materiali chirurgici, perché lui lo dice: quando devi comprare i lacci da sutura, i più buoni in assoluto, vai sulla Via Sacra perché li trovi là. E poi ovviamente c'è il Templum Pacis, il Templum Pacis, dove nella biblioteca del Templum Pacis c'è una sezione medica, e ci sono gli auditori nel Templum Pacis dove lo stesso Galeno fa le sue dimostrazioni anatomiche per un grande pubblico colto. Andavano molto di moda, le dimostrazioni anatomiche erano uno spettacolino, devo dire, piuttosto forte, diciamo così, ma piaceva molto. Ma non è un caso che Santi Cosma e Damiano, che sono santi medici, poi li ritroviamo qui in questo
questo angolo. E non è neanche un caso che l'Università degli Speziali sia poi finita a San Lorenzo in Miranda. Ecco, c'è un contesto, proprio c'è una vocazione medica che si è costruita intorno a questo luogo, dove forse c'è una memoria anche religiosa, perché come forse sapete uno dei più antichi templi della tradizione dedicato a Febris, la dea della malaria, la dea di un sacco di malattie, c'aveva un tempio in Summa Sacra Via, da qualche parte sotto il tuo ufficio, da quelle parti là, ti protegge, da qualche parte qui. Infatti, ne ho bisogno. Da qualche parte qui, c'aveva questo tempio. Un tempio molto particolare, perché vi si conservavano le raccolte dei Rimedia, sì. Cioè funzionava come se fosse una Asclepieion. È una cosa molto molto interessante. Ecco, quindi c'è questo quartiere così connotato nel quale noi inseriamo gli Orrea, i nostri Orrea piperatari. Ma come diceva prima il direttore Russo, siamo andati sotto. Siamo andati sotto, e sotto la stratigrafia domizianea c'è una stratigrafia neroniana. Qui i materiali sono assolutamente sicuri, abbiamo questa, vedete, questa deposizione regolarissima di questi strati di riempimento che servono a rialzare il livello in maniera molto significativa rispetto a quello che c'era prima dell'incendio del 64, per una nuova pianificazione che Maria Barosso aveva già vista, aveva capito, e prima di lei anche altri, e che noi abbiamo potuto ridocumentare. Cioè, che c'è sotto, dopo che lui ha rialzato il livello dal livello bruciato del 64, fonda un sistema con due fondazioni continue lungo la via sacra. Noi ne abbiamo un pezzo qui nella parte che Massenzio ci ha risparmiato, e poi all'interno di questo un sistema di fondazioni puntiformi, vedi questi grossi dadi, che creano una maglia regolare, stanno a 3,40 m l'uno dall'altro, regolarissimi, dappertutto. Questi, ecco, li sono questi qui che vedete, questi grossi dadi in cementizio, ecco, li vedete qua, guardate questo bellissimo tagliato nell'argilla vergine, quindi c'ha un taglio assolutamente regolare, come anche qua, che ci consentono, ecco, queste sono invece le due fondazioni neroniane esterne, le parti visibili sopra le ricostruzioni successive, eccole qua, le vedete ancora, queste parti rosa sono la parte basamentale di tutto quello che verrà costruito dopo, ecco, che ci consentono di costruire questo sistema qua. Ma questo noi lo riconosciamo in un'intuizione geniale, assolutamente geniale, di Esther van Deman, degli inizi del Novecento, la quale per prima aveva capito che c'era una pianificazione, guardate questa pianta bellissima del 25, ricostruttiva ovviamente, in cui aveva capito che c'era una pianificazione regolare con queste grandi strade che puntano ovviamente verso l'area dell'atrio della Domus Aurea, e ai lati ci sono questi grossi isolati con un portico laterale e dentro questo sistema puntiforme, una cosa che non ha confronto, Questa cosa l'ha verificata la Barosso, eccola qua, nella sua pianta, e l'ha verificata anche Carandini sull'altro lato della strada, cioè su questa parte qui. Quindi è un sistema che riguarda tutta quest'area. Ma la cosa fantastica è che i nostri colleghi della Sovrintendenza Capitolina, quando hanno scavato ai fori imperiali, hanno trovato esattamente lo stesso sistema. Guardate, qui siamo di fronte al foro di Cesare, al lato del foro di Augusto, dietro la basilica Emilia, ecco, in questa posizione qua. Vedete, questo sistema pilastrato, che praticamente ci fa capire che questa pianificazione neroniana non si è fermata alla via sacra, ma ha girato è arrivata fino ai fori imperiali. Cioè questa visione della Domus Aurea e della ricostruzione neroniana va ampliata, questa che Giattina Panella aveva pubblicata alla fine degli anni 90, perché la visione neroniana di questa nuova URBS è di gran lunga più ampia e più articolata. Questa è la struttura, come noi l'abbiamo ricostruita, mettendo insieme quello che abbiamo visto noi qui e quello che ha visto Maria Barosso qui e quello che è stato visto poi appunto anche nello scavo della strada nord di cui parlavamo prima. È questa cosa qua. Il problema
il problema del rapporto col vestibolo, qui c'è il problema del rapporto col vestibolo che andrà, questo non so come si fa così, ecco, prima o poi ci arrivo, e va ragionato, adesso l'abbiamo un po' aggiustata, ma questa sbaionettatura va ragionata, poi ci pensiamo meglio. La questione è chi l'ha fatta questa cosa, perché Van Deman aveva da subito detto che questo era Nerone. Questo è Nerone, ma lo aveva detto, diciamo così, un po' per delle osservazioni empiriche sul tipo di cementizio utilizzato e un po' perché era convinta che queste fossero le porticus triplice, quelle miliarie di cui ci parla Svedonio. A un certo punto, questa cosa non regge, ovviamente se n'era accorto Ferdinando Castagnoli, che aveva detto non è così, queste non sono porticus di una villa suburbana, queste sono porticus urbanistiche, urbanissime, diciamo così. Però aveva buttato, diciamo così, il bambino con l'acqua sporca, perché ha rifiutato in toto la attribuzione a Nerone. E invece no, è proprio Nerone, non solo perché, e questo è stato verificato nella Valle del Colosseo, è stato verificato da Alessandra il Capodiferro e Marina Pirano Monte nei piccoli scavi che vi ho fatto vedere prima, ma noi lo abbiamo verificato in maniera assolutamente sicura, perché nella serie dei dadi che vi ho fatto vedere, alcuni sono stati tagliati ma mai gettati, come vedete questa è la fossa preparata di fondazione di uno di questi dadi, che non sono mai stati gettati. Quindi, e sopra questa pianificazione Domiziano fa gli orri a Piperatare che abbiamo visto. Quindi Domiziano per noi è il terminus antequem, di quelli flavi sono un terminus antequem, e questo progetto è interrotto, questo è il progetto neroniano. Neroniano, che lui non ha fatto in tempo a finire. Che cosa avesse in mente di fare, Dio solo lo sa, perché veramente è una cosa inusitata quella che sta facendo. E il problema è come prosegue sotto Venere e Roma. E qui noi abbiamo fatto dei carotaggi, ti ricordi quando abbiamo fatto i carotaggi? E la cosa straordinaria che abbiamo scoperto è che non è vero che tutto il piano del Tempio sotto allo stesso livello, no, c'è un salto di quota qui molto significativo tra questa parte e questa, vedete, si passa da 26 a 20, da 25 a 18, che ci fa capire che c'è un sistema gradonato lungo il tempio che non lo riguarda tutto, ne riguarda una metà. Quindi queste nostre ricostruzioni del vestibolo che occupa tutto, un attimo, lo dobbiamo un attimo ripensare alla luce di questa vicenda qua. Quello che è sicuro è che Nerone ha cambiato la faccia del centro di Roma, con un salto di qualità che io chiamo di teatralizzazione della città, con questi portici straordinari, monumentali. Questa è la ricostruzione di Brienza per il settore dei portici verso la Valle del Colosseo, la parte che ha scavato Clementina Panella e tutta la sua equipe, questa parte. Cioè noi dobbiamo immaginare questi assi stradali di una monumentalità straordinaria nella sua progettazione, proprio un cambio non solo funzionale ma proprio di forma urbis, di immagine della città, veramente una cosa senza un punto di non ritorno, proprio nella forma urbana. Fra le tante scoperte curiose c'è questa, cioè che nell'interno di Nerone, oltre alle terre, in un punto che è questo che vi sto facendo vedere subito fuori della basilica, abbiamo trovato questi blocchi di tufo ammucchiati a fare riempimento per rialzare il terreno. Questi non sono blocchi di tufo qualsiasi, sono blocchi di tufo di Grotta Oscura con marchi di cava, vedete i marchi di cava in questo modo qua, e si aggiungono agli oltre 460, sono più o meno i casi noti di questi marchi di cava, che stanno quasi tutti su tufo di Grotta Oscura, dalle mura della ricostruzione dopo l'incendio gallico, il cosiddetto incendio gallico, fino al secondo secolo e poi in alcuni casi fino all'età augustea. Stanno sempre in monumenti pubblici. In aree pubbliche, in grossi monumenti significativi, soprattutto templi. E allora va a finire che Nerone ha smontato qualche tempio
E qui allora la questione comincia a farsi, diciamo così, succulenta, perché le fonti letterarie in quella scorciatoia che conduce alle Carine citano svariati santuari. Adesso non vi tedio sulla complessità teologica di questo spazio, dove ci sono divinità curiosissime: Mutinus Titinus, oppure Venus Calva, Vica Pota. Ecco, non entro nella definizione teologica di uno scenario, di un paesaggio arcaicissimo, ma l'edificio più importante è questo tempio di non grande dimensione, tutto immerso nell'ombra degli edifici vicini che lo sovrastano, nella località che chiamano Velia. In questo tempio si conservano le immagini di due dei troiani, che un'iscrizione spiega che sono i penati. C'è il tempio dei penati lungo la strada che porta alle Carine, sul versante dove stiamo scavando noi. E il famoso pannello della Rapacis, dove la scena è sicuramente ambientata a Lavinio, perché quello è Enea che sta sacrificando a Lavinio una volta che arriva, ma questo delizioso tempietto con i due giovinetti seduti che impugnano lance evoca chiaramente la descrizione di Dionigi d'Alicarnasso. Nerone non è che stava nel deserto. Nerone fa questa operazione annientando un quartiere precedente. In rosa vedete i dadi che vi ho fatto vedere prima con le due fondazioni, e in rosso invece quello che rimane della situazione precedente, cioè lui cancella una situazione precedente rialzando il livello. Un muro a nicchie di cui parlava prima il direttore Russo, con un pavimento inspicato che si coordina per orientamenti e per quote a cose che vediamo anche all'esterno. Questa l'abbiamo beccata dentro la basilica, questi li abbiamo beccati fuori: pavimenti inspicato, un muro che li divide, qui adesso vi faccio vedere meglio, e poi un altro pavimento due gradini più in basso in travertino, spicato, travertino, muro a nicchie in quella posizione là. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Questa è la foto del muro a nicchie tagliata, la vedete, è tagliata dal dado di Nerone, quello che non è mai stato realizzato, che quindi ce l'ha troncata, però se la guardate in pianta la ricostruite benissimo, non avete difficoltà a riconoscere la sagoma. Eccolo qua, visto di fronte e visto dall'alto, con il suo bellissimo pavimento. Guardate le tracce dell'incendio, che si trovano, si vedono qua e là, anche bruciacchiato anche per terra. Hanno pulito tutto, non c'erano macerie, non c'era materiale, hanno poi rilivellato con strati piuttosto puliti. Doveva essere sicuro di dove metteva le sue fondazioni. Questa è la ricostruzione, cioè questo grande muro a nicchie. Guardate che lo spessore da qua a qua è 2,40 metri, perché questa scena teatrale, come l'ha definita il direttore, serviva a sorreggere il banco di argilla della Velia che era stato sbancato. Questo è il primo sbancamento, ben prima di Nerone, ben prima di Domiziano, prima di Massenzio e prima di Mussolini. Questo è il primo mozzico che abbiamo dato alla Velia e che poi gli si porta via un pezzo. Il muro a nicchie davanti il suo spicatum, che ritroviamo all'esterno, alla stessa quota anche all'esterno, quindi è per più di 25 metri, continua, è limitato da un muro in blocchi di travertino, che è questo che sta qui, e oltre questo muro il pavimento è in lastre di travertino. Quindi c'è un dentro e un fuori, non so se riesco a rendere l'idea di questa cosa. Nella stessa fase ci sono due sistemi di pavimentazione con una frontscene sul fondo con grandi nicchie, è un monumento, un grande edificio, è un grande edificio di cui non conosciamo nulla. Ecco, questa è un po' la sintesi del muro a nicchie e il pavimento, il limite di blocchi di travertino e il lastricato in travertino. Come vedete sono coriandoli, frammenti piccolissimi di una realtà non immaginabile prima. Ecco, c'è una situazione che prima non è immaginabile. Se la mettiamo nella topografia generale, lungo la via sacra, ecco, vedete la via sacra nella fase pre
incendio di Nerone, pre-64, con tutti i suoi begli orrea tardo repubblicano augustei, l'edificio con il portico. Guardate questa fognetta molto importante, che ha lo stesso orientamento del nostro muro a nicchie e che probabilmente indica un tracciato stradale alle spalle, al di sopra, a quota superiore rispetto al nostro muro. E poi il nostro muro che, guardate, fa quasi angolo retto con questo limite dell'astrigato in travertino, e crea praticamente una quinta che guarda verso il foro romano, Che cosa sia, francamente, non ve lo so dire, e non vi so dire nemmeno la cronologia, perché avendo loro sbancato la collina, sotto non c'è una stratigrafia, quindi ci guida, c'è una stratigrafia e una cronologia relativa, cioè cosa c'è prima, cosa c'è dopo, e poi questa tecnica edilizia, l'avete visto questo bellissimo opera laterizia, che per quanto mi riguarda può stare bene da Augusto a Nerone, cioè non mi turba pensare che possa essere augustea questa cosa, ma non mi turba nemmeno pensare che possa essere domus transitoria, cioè il limite della domus transitoria verso questa parte, non ve lo so dire, ecco, dobbiamo ancora ragionare su questa cosa. Tutta sequenza stratigrafica che vi ho raccontato viene annientata da Massenzio. Massenzio, con questa bestia, una cosa pazzesca, questa costruzione, si mette sopra, livella, porta un piano di calpestio che è quello che tutti voi conoscete, quindi rade al suolo nella parte alta e tomba nella parte bassa, e come vedete crea questa appendice, vedete questo grosso muro qui, che ottimizza tutta la lunghezza del portico neroniano Flavio, e crea uno spazio d'appendice a questa cosa. All'interno noi Massenzio lo seguiamo benissimo con i grandi dadi, sono delle bestie, sono enormi questi grandi dadi, che sono la fondazione dei piloni che vediamo sopra, e vedete le nuove quote di cantiere, guardate quanto stanno in alto rispetto alla quota degli orra piperatari. Queste sono le nuove quote di cantiere di Massenzio, che quindi crea così la sua struttura interna. All'esterno Massenzio taglia ad una certa altezza, inglobando quello che c'è prima e costruendo questi grandi muri, che arrivavano a 30 metri di altezza in antico. Con queste quote, guardate, questa era la quota neroniano-flavia che abbiamo visto prima, quella dei pilastri del portico, ma lui va giù, crea un'altra quota. Questa è stata la grande scoperta, cioè che lui va giù, porta la sua muratura fino a questa quota qua e crea una nuova quota a questo livello, e con questo grande ambiente che crea. Che cosa era atteso? Ecco, qui i lavori di Carlo Amici ci hanno guidato. Che cosa era atteso? Era atteso in questo angolo, come vedete, una specie di torre scalare, un sistema di scale che consente di funzione in funzione della basilica stessa. Noi ci aspettavamo questo, e invece questo non è stato, perché scavando abbiamo visto che Massenzio ha tolto, per un motivo, vi dico, imperscrutabile per quanto ne so io, ha tolto il pavimento Flavio, si è abbassato avvicinandosi al pavimento del clivo delle Carine e ha creato questo ambiente dove c'è un ingresso, che è questo, dal clivo delle Carine, queste sono le mazzette dell'ingresso, si entra da qua, questo, voi non avete idea, è bellissimo questo pavimento, tutto in marmi di rimpiego, ma cose monumentali, grosse, marmi colorati, veramente questo tappetino in porfido rosso, insomma, cioè, veramente molto molto bello, e dentro c'è una cosa curiosissima, c'è una caldaia con prefurnio, che è questa qui, sotto c'è il prefurnio, dentro ci si poteva mettere un grande calderone per scaldare l'acqua, c'è una vasca per l'acqua fredda, c'è
una, ci sono due serie di fori di palo di qua e di qua per pali, eventualmente per sospendere delle cose, e poi l'acqua doveva correre aiosa perché ci sono cordoli dappertutto lungo i muri per non mandare l'acqua lungo i muri, e ci sono i sistemi di smaltimento di superficie che buttano in una fogna che va direttamente. Che cos'è? Questo è un allestimento industriale, una fullonica, non so cosa. Adesso io, per giocare, vi ho preso questo quadro della seconda metà del Cinquecento, dove troviamo esattamente la sospensione, come abbiamo noi i fori, per la lana appesa, le vasche fredde e le grandi vasche riscaldate calde. Una cosa di questo genere ci dobbiamo immaginare. Certo che ci fa strano pensare che nella Basilica di Massenzio, io non vi so dire se questa cosa è massenziana, questo non lo possiamo dire. Quello che è sicuro è che lui ha abbassato il livello, arrivando alla quota che abbiamo potuto verificare. Ecco, tutta questa grandissima strada, questa storia lunghissima che vi ho raccontato, tutto questo ovviamente viene coinvolto nel Medioevo da un cambiamento sostanziale, di cui ci è testimone il portichetto, quello che Lanciani ha scarnificato dalle strutture che abbiamo visto prima, la sua prosecuzione, che è questo muro qui, lungo il crivo delle Carine. Per questo abbiamo la datazione stratigrafica al XII secolo, stiamo mettendo a punto, diciamo così, la cronologia, ma il materiale va in quella direzione lì, e questo è soltanto quello che rimane di un insieme, di un insediamento medievale molto molto consistente, che bisognerà adesso mettere a confronto con le fonti scritte che ci raccontano di quest'area fra XI, XII, XIII secolo, per cercare di capire di che cosa si tratta. Questo Medioevo ovviamente il Medioevo delle spoliazioni, il Medioevo è anche il Rinascimento delle spoliazioni, come croce e delizia di tutti quelli che scavano qua dentro i cunicoli dappertutto, vedete queste incredibili lavori scavatori senza paura, loro scavavano sottoterra vere talpe e poi tamponavano, ne abbiamo trovati, ecco, tutta una serie di questi cunicoli che vanno nelle varie direzioni a cercare ovviamente i travertini, i marmi, tutto il materiale, anche la tegolozza, a un certo punto si attaccano pure al laterizio pur di portare via cose. E è anche il periodo del crollo della Basilica di Massenzio. Massenzio crolla in uno dei terremoti, adesso vi ho citato quello famoso del 1349 di cui ci parla Petrarca, un tremore straordinario, e caddero gli edifici antichi trascurati dai cittadini ma ammirati dai pellegrini. E noi di questo crollo abbiamo la prova con questo pezzo meraviglioso, l'unico pezzo conservato della copertura della navata centrale, che appunto è sprofondato, come vedete, era già sprofondato a livello della Basilica di Massenzio, e poi durante gli scavi Barosso è scivolato ancora ulteriormente giù e è stato, vedete, puntellato, e adesso con il restauro in corso mostra tutta la sua magnificenza. Questo il palinsesto medievale, che con i crolli e le spoliazioni ha alzato di molto il livello, guardate la quota del piano di età moderna dove sta, guardate, rispetto a questa marroncina che vedete, quanto è alta, sono 3 metri e qualcosa rispetto al piano Flavio, e sopra noi vediamo le tracce, le vediamo in stratigrafia con queste fondazioni, e le vediamo in alzato con i segni che hanno lasciato, questi che noi chiamiamo gli hangar, cioè queste grandi coperture appoggiate alla Basilica di Massenzio. Cosa sono? Sono i fienili che abbiamo visto, quelli che Lanciani ha sacrificato, quelli con i quali abbiamo cominciato questo racconto. Grazie. Grazie mille.
Bene, complimenti anche per la passione che rende poi comprensibile tutto il racconto, devo dire, no? E quindi che abbiamo potuto seguire, molto complesso. Molto complesso. Quindi è stato delineato per grandi fasi, poi ci sono, no, le fasi, microfasi all'interno. Quindi davvero complimenti. Questo è alla base del nostro progetto, del nostro futuro progetto di valorizzazione. Qui vedo anche Roberta Alteri che coordina questo progetto insieme anche a Stefano Borghini. E quindi diciamo tutte poi queste informazioni dovranno essere in qualche modo sviluppate in un racconto comprensibile, no, per il grande pubblico, ma ci sono tutte le basi per poterlo fare. Sarà un racconto appassionante, devo dire, molto appassionante. E quindi non so se ci sono, visto che c'è tanto pubblico, se qualcuno vuole intervenire con domande o anche con osservazioni, con c'è sempre questo momento critico iniziale, ci deve essere sempre qualcuno che rompe il ghiaccio. Chi è che rompe il ghiaccio? Mi chiamo io. Chi vuole rompere il ghiaccio? Siamo stanchi. O siete stanchi? Ecco, c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio. Beh, approfitto rompendo il ghiaccio, sicuramente per ringraziare, perché meravigliosa presentazione, uno scavo straordinario, ma poi perché diciamo che alcuni contenuti mi hanno tirato un po' per una manica, no? Sono Giuseppina Capriotti del CNR e noi scaviamo in Egitto in un posto dove probabilmente passavano le cose che finivano negli Orrea. Quindi ecco, quando si è visto appunto quell'ampia visione geografica dei contatti con l'Oriente, e insomma la missione del CNR nell'ultima stagione di scavo ha trovato una grande discarica di anfore romane. Siamo vicini ormai probabilmente a un porto sul canale dei faraoni, cosiddetto, che era quello che connetteva il Mediterraneo con il Mar Rosso. Alcune di queste anfore hanno ancora il loro contenuto e non era liquido, però aspettiamo delle analisi. E quindi ecco, mi pare una bellissima connessione, anche a me si sono aperti tanti orizzonti, quindi per me è veramente un'occasione straordinaria per immaginare questi percorsi e quello che poi capitava, le cose quando arrivavano a Roma. Quindi grazie. Grazie a te. Bene, grazie. Non c'è nessun altro? Non si sente, Astrid. Aveva detto che ci avrebbe raccontato qualcosa a proposito degli scalini che erano andati perduti e che erano stati asportati. La scala? Si riferisce alla scala di accesso agli Orrea? Sì, quella che ha detto che avevano portato via gli scalini e avevate trovato la scala. E però erano stati rubati e ci aveva detto, poi vi dirò cosa, perché adesso faccio fatica a identificare quale scala. Abbiamo parlato di diversi accessi. Allora, l'accesso principale dal crivo delle Carine al cortile che abbiamo visto, quello non lo vedremo mai perché è stato inglobato nello spessore di quasi 6 metri di spessore del muro della Basilica di Massenzio, ma è lo spazio giusto per metterci questi gradini di salita. Dopodiché c'è una ulteriore serie di gradini dall'ingresso al cortile, che ricostruiamo in numero di 2, massimo 3. E quelli sono stati rubati dai nostri simpatici medievali, come li chiamo sempre io, durante i lavori nei cunicoli, che si sono portati via le parti in travertino di questi, ma noi li abbiamo ricostruiti per il salto di quota, perché esiste, cioè, leggibile il salto di quota, e perché sulla parete con l'intonaco c'è, cioè, il segno che accompagna l'intonaco e la salita. E poi anche sull'altro lato c'è un sistema di scale, anche quello mangiato dai cunicoli, e che con uno scavo veramente chirurgico siamo riusciti a recuperare le impronte di 3 gradini.
quello ci consente di vedere la pedata e di vedere l'andamento della come diceva prima il direttore, ognuno di questi passaggi viene corroborato poi da un'analisi, da una microanalisi. Adesso abbiamo fatto un racconto, diciamo così, perché ognuno di questi passaggi ha delle problematiche di carattere proprio di lettura archeologica, sia nella stratificazione sia negli alzati, tutt'altro che evidente. Noi ci siamo, quanto tempo stiamo a discutere, no? Ogni volta sullo scavo, perché questa storia così complicata di cose che sono cresciute una sull'altra, una a danno dell'altra, ovviamente impone una lettura in negativo di tutte le tracce che sono state, che siamo in grado di leggere e di decifrare. Bene, non ci sono, mi pare. Buonasera. Approfitterò delle informazioni fornite dal professore a lezione Barando, effettivamente, visto che l'argomento è stato già affrontato nelle prime lezioni del corso. Si può alzare, grazie. Per chiedere al professore, appunto, sapendo che in maniera provvisoria gli Horrea verranno poi trasferiti al Templum Pacis, qual è la storia degli Horrea dopo questo ipotetico trasferimento che ci aveva, appunto, iniziato ad accennare a lezione l'altra volta? Cosa succede a questi Horrea, insomma? Allora, la nostra giovane collega, futura collega, sta aprendo un capitolo parallelo, diciamo così, della storia degli Horrea, perché già ampiamente esposto dai colleghi della sovrintendenza capitolina, gli scavi nel Templum Pacis, qui vedo Riccardo Sant'Angeli, gli scavi nel Templum Pacis hanno verificato questa cosa curiosissima, cioè che i famosi Euripi della piazza del Templum Pacis a un certo punto vengono demoliti in parte e in parte reimpiegati per la costruzione di un curioso oggetto, chiaramente una struttura non monumentale, non abitativa, quasi sicuramente di stoccaggio, che dal punto di vista stratigrafico si data bene intorno al 300 d.C. E nessuno ci dice che cosa siano esattamente, ma i nostri colleghi sono stati colpiti dalla coincidenza cronologica con la nascita del cantiere massenziano e hanno pensato, ma non è che per la costruzione di Massenzio e l'abolizione degli Horrea momentaneamente hanno traslato le funzioni degli Horrea Piperataria nel Templum Pacis? Questo è uno scenario interessantissimo perché ovviamente, come dire, rafforza la connessione tra Templum Pacis, medici, medicina, che è un altro tema che ho appena sfiorato, insomma, la presenza dei medici al Templum Pacis, la presenza degli archiatri di Stato in questa zona qua, la presenza della scuola Medicorum in questa, sono tutti temi che non ho toccato perché aprirebbero, diciamo così, scenari complessissimi. Prossimo incontro. Bene, grazie. Quindi se non c'è nessun altro, io ringrazio il professor Domenico Palombi, quindi risultati veramente importantissimi che ci danno grandi possibilità. Ringrazio possibilità di valorizzazione, ringrazio tutti i presenti e alla prossima. Grazie. Grazie a te.